Senti, lo so che magari non sono tra i tuoi favoriti qua giù. Mi è successo di fare delle cose brutte ogni tanto. E so pure che negli ultimi tempi ho chiesto un sacco di piaceri. E lo so che magari mi hai cercato d'aiutare con questa cosa della lotteria. Ma mi pare che per come si sono messe le cose non c'è niente da fare. Perciò ti domando un altro favore. Ti prego, al danno non aggiungiamo pure lo sputò. Dio, ti prego, ti scongiuro, io questa lotteria non la voglio vincere. Non la voglio vincere, non la voglio vincere, non la voglio vincere. Auguri. Grazie, signore. Auguri. Auguri. Grazie. Salve, il suo nome, prego? Sono Tank Pesce. T-E-S? C-E. Bene. Ok. Ecco qua, Frank. Io sono Julie. Benvenuto al sorteggio finale. Mi segua. Ah, era prenotato per 6. Dov'è il resto della famiglia? Come? Dov'è il resto della famiglia? Sono solo io. Ah, allora, che cosa farà se vince? Non so che dirlo. Andiamo, si sente fortunato stasera? Non ne ho idea. Ah. Si accomodi. Buona fortuna, signor Pesce. Ehi, come va? Buona fortuna. Altrettanto. Signore e signori, ecco poi un uomo che ormai è un'istituzione. Joe Franklin. Ok, un grazie di cuore, signore e signori. Il grande momento finalmente è arrivato. L'estrazione della prima lotteria di New York. Con un montepremi favoloso. E il vincitore si porterà a casa 6 milioni e 200 mila dollari. In assoluto il premio più alto. Abbiamo assistito ad un'escalation d'entusiasmo che si è moltiplicato, amplificato, gonfiato, dilatato fino a vertici paradossali, planetari. E sento che voi finalisti seduti in questa platea state già palpitando, avete l'acquolina in bocca, siete emozionati, pronti per il grande momento, e il momento è arrivato. E il nostro fortunatissimo vincitore è il signor Frank Pesce! Good life lets you hide all the sadness you feel. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Kiss the good life goodbye. Sei contento adesso? Sei contento, Dio? Non me lo dovevi fare, capito? Non mi potevi lasciare in pace! Dove sei? Dove sei? T'ammazzo! Dio! No!
Non lo volevo quel maledetto biglietto! Perché me l'hai dato? Mi alzo tutte le mattine, senza storie! Sono un bravo ragazzo, pure se qualche volta ho sbagliato! Io ero felice della mia vita! Che bisogno c'era che intervenivi tu? Gesù Maria, che succede? Non mi potevi lasciare in pace! Ma chi perché ce l'hai con me? Perché? Frank, sei tu! Eppure tu! Si può sapere che vuoi! Tornatene dentro, Lori! Che c'è? Ma non ho messo a fare! Non lo sai che è la vigilia di Natale? Che ti succede? Sempre del bene mi hai fatto, prete! Impazzito! Sempre del bene mi hai fatto! Guarda che chiamo la polizia, Frank! Io sono cattolico e posso fare tutto quello che voglio! Agente Tartaglia, è arrivato l'ammazza prete. Fallo sedere. Cara, ti devo lasciare. Buon Natale. Sì, anch'io ti amo. Senta, signore, la prego, mi lasci andare. Non posso stare qui. C'è il padre che vuole sporgere denuncia. Gli hai rovinato il presepe, lo sai. Padre Lori, le chiedo scusa. D'accordo? D'accordo. Santo Dio. Ma perché l'hai fatto, Frankie? Lasciatemi andare. Sempre a causa della neve, purtroppo, una Lincoln... Sentite, non posso stare qui a parlare di stronzate. Le manette. Era ora. Allora, Frank, ho controllato quello che hai detto. Tuo fratello è un collega, sta al 18° e tu non hai precedenti. Sì, sì. Sembri un bravo paesano. Ma perché cavolo ti sei messo a tirare palle di neve contro la chiesa, spaventando il padre? E la vigilia di Natale non ce l'hai, una famiglia? Il favoloso montepremi è stato vinto dal signor Frank Pesce, residente nel Queens a New York. Si porterà a casa 6 milioni e 200 mila dollari. Quando è stato annunciato il suo nome e non si è presentato, le maschere hanno scoperto che il signor Pesce doveva aver abbandonato la cerimonia dell'estrazione. In ogni caso, facciamo i nostri migliori auguri al signor Pesce di Queens, New York, dovunque si trovi. La prego, spenga. Gli abitanti di New York sono sempre più insoddisfatti per l'aggravarsi della situazione economica. Sei tu? Sei quello? Sì. E te ne sei andato a spaccare i vetri della chiesa? Ma allora sei un mammalucco. Sì, ma... è una storia lunga. Tu non te ne vai da nessuna parte, neanche io, finché non mi dai una spiegazione sensata. Giuro su Dio, l'unica maniera è raccontare tutta la storia, dal principio. Abbiamo tutta la notte. Vede, io ho una specie di maledizione. Sono sempre stato fortunato dalla nascita. Come mia madre. Lei lavorava all'ospedale Lincoln, perciò è là che dovevo nascere. Però le doglie le vennero in una sala da bingo a un paio di isolati da dove stavamo. Così l'hanno dovuta portare al Bellevue, che sta sulla 29°. E quello fu in effetti il mio primo colpo di fortuna, perché proprio quella notte a Lincoln scoppiò un incendio che distrusse quasi completamente l'ospedale. No, quello che mi piace è Savage. La combinazione è 603. 60 cents, 10 cents vincente. Invece, sì, invece nelle altre sono vincenti e piazzati. Sì, capito bene, vincenti e piazzati. Ma come te lo devo dire? Su, su, piccerino, fuori. No, non parlavo con te, parlavo con la bambina. Allora, dunque... Signor Pesce? Shadon, ti richiamo dopo. Non lo vuole vedere suo figlio? Vieni, vieni, beggiozza mia, vieni a conoscere il fratellino tuo. Mi segua. Mi zibi rispetto al controllo di ieri, sono... Quando ti fai sapere? Forza, andiamo! Facciamo tardi. Arrivo, ci vogliono almeno arrivo. 20 minuti per arrivare al teatro. Non lo tocca le patatine. Tu proprio niente vuoi? No, no, no. Dove va? Andiamo a piedi. Ma se vuoi muovere, ci saranno almeno 8 isolati da qui. Dai, forza. Che ci tengo a vedere il principe questo tempo. Dai. Andiamo. Quando ero piccolo, mio padre mi sembrava una specie di gigante. Uno che sapeva sempre tutto di tutto. Che stai guardando? Quella. Quale quella? Che ci sta scritto? Ah, e ci sta scritto, oggi è il compleanno del presidente Eisenhower. Io ci voglio vedere il mio nome scritto lassù.
E magari, piacerebbe pure a me, Frankie, però solo i grandi personaggi possono avere questo onore. E cosa devo fare per avere questo onore? Che ti devo dire? Devi fare qualcosa di grande, Frankie, grande. Quanto grande? Molto, molto grande. Dovreste, per esempio... Grande quanto? Beh... A questa maniera... Credo che ogni figlio voglia che suo padre sia fiero di lui. Io pensavo che se mi fosse riuscito di vedere il mio nome scritto su quel palazzo, avrei lasciato un qualche segno nel mondo. Vedete, nel mio quartiere, per riuscire, ci sono due strade. Una è la strada dritta e l'altra è quella veloce. E la strada veloce mi pareva molto interessante a quell'età. Wow, guarda che roba! Quello è Louie Tucci, il più grosso boss del quartiere. È veleno, non lo deve nemmeno guardare. Sì, però la sua macchina è bellissima. Questa è per gli orfanelli. Grazie, state bene. Vai sempre a piedi, Frank, senta mia, Amonin. Con la parlantina mio padre poteva mettersi in tasca chiunque. Parola d'onore, avrebbe dovuto fare il politico. Vedevo dei movimenti strani fra lui e Louie Tucci. Sapevo che mio padre non lo poteva vedere, però mi pareva che stessero un sacco di tempo insieme. Specie quando mio padre perse l'azienda di trasporti. Ma questo ve lo dirò dopo. Ciao, Frankie. Papà, tu hai detto, quello è veleno, non lo devi nemmeno guardare. E invece Tucci va in giro assieme. Stai parlando di Tucci? Sì. Ma dai, Frankie, si tratta di affari. Tu fai affari con quello là? Io mai. Vede, Frankie, io non ne voglio combinare affari con lui. E non ci voglio nemmeno passare un minuto con un tipo come quello. Ed è per questo che lo vedi? Già. Perché non lo vuoi vedere? Proprio così. Cioè, tu dici che lo frequenti perché non lo vuoi frequentare? È esattamente così. Se io lo frequentassi di meno, lo dovrei frequentare ancora di più. Allora, se non lo frequentassi proprio? Allora lo frequenterei sempre. Ah, oh, non vedo l'ora di diventare grande, papà. Così finalmente potrò capire di che cosa stai parlando. Cammina, vattene a spasso, va. Frankie, non fare tardi. La mamma sta facendo la pasta. Va bene. E anche dopo che sono cresciuto non è cambiato molto. Ancora non ci capisco niente quando ci parlo. Comunque, questa mia fortuna continuava a venire fuori. Mi ricordo una volta che stavo con un mio grande amico, Jimmy Vitello, che suo padre era pure lui nella mafia. Anzi, era il più grosso mafioso di New Jersey, Connecticut e Nuova York State. Andiamo, lascia stare, vieni. Arrivo. Wow, non è incredibile. Guarda quanto è bella. Ehi, portiamo da Irv, ce la impegniamo. Vi do $5. $5? Già. Tu sei scemo. Ne vale almeno $200. Bel fiducioso di merda sei. Oh, che boccaccia di rosa. Ci baci tua madre con quella bocca? Dove l'hai presa questa? Eh? Gesù bambino me l'ha data. Ah, beh, non vorrei che venisse qui a reclamarla indietro. Ora ve la portate via. Eh? Per, tu lo conosci mio padre. Non vorrei che questo diventi un problema, vero? Ma tu guarda questo. Ok, certo che siete proprio incredibili. Ecco. 10 verdoni. E basta. E adesso levatevi dai piedi. Avanti. Certo, per un ragazzino era una cosa che faceva colpo. Bastava nominare il padre di Jimmy Vitello e bang, ti davano tutto quello che volevi. Perciò, anche se Jimmy ne combinava di tutti i colori, la polizia a casa sua non si è vista mai. Ad ogni modo, un rappresentante della polizia di New York finì a casa nostra. Mio fratello Vito decise di diventare uno spia. Personalmente pensavo che fosse come mettere il lupo a guardia delle pecore. Ma se non altro qualcuno faceva qualcosa per il buon nome della famiglia. Annatone Mario. Nel frattempo io me la facevo con una banda di tipi che nella vita concludevano meno di niente. C'era Lenny Lipton. Mi ricordo che lo chiamavamo Naso a Spillo. E c'eravamo limitati al naso. Ehi, Frank! Vuoi sapere una cosa? Le ragazze adorano la poesia. Senti qua. Domani e domani e domani.
si insinua, bambina, col suo passo sempre uguale, giorno... Poi c'era Dom la bomba. Hello, Frankie, oggi come vai? Ai, 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 è una ascolta... E credeva di saper cantare veramente. Frankie, dimmi come faccio, devo assolutamente dimagrire. Sai, il mio è un problema ghiandolare. Rocky Sev aveva un problema ghiandolare dalla nascita. Frankie! Il povero Salasbinas, quando apriva bocca, sputava su chiunque fosse a tiro. E poi c'era Jimmy Vitello. Ehi, amico, come va? Vuoi fare un po' di soldi? 10.000 dollari in contanti. Lo sai, Frankie, l'altra sera ci siamo fatti una pizza. Se ci prometterai di non fuggire mai... Formaggio, salame, peperoni... Sbirri, ma quale sbirri? La vita è un paradiso di cosce e grandi poppe. Lascia perdere. Mentre io passavo le giornate per la strada, mio padre si faceva un mazzo così dalla mattina alla sera. Da quando si era perso l'azienda, si era messo a lavorare per una ditta come autista. Perciò tutte le mattine doveva pigliare la metropolitana per la Penn Station, poi da lì la coincidenza fino a Union City, e là si metteva a guidare un camion 5 giorni alla settimana in mezzo al traffico. Tutto a posto, vincono gli Yankees, vattene a lavorare, tanto vincono sempre loro. Andiamo, Fred! Nessuna meraviglia se non riusciva più a rilassarsi. Questa città sta diventando un bordello. Ce ne dobbiamo andare da qua. Sì, l'ho già letto. Ce ne dobbiamo andare da Manhattan, in una casetta con tanto di giardino. Questo ci vuole. Sai, papà, è strano quello che stai dicendo, perché stavo pensando a una cosa. Ah, non vedo l'ora che me la dici. Ecco, per come la vedo io, il futuro è nello spazio. Io potrei fare l'astronauta. È l'ultima frontiera, papà. L'astronauta? Dai, pensaci un attimo. Potrei diventare il primo italiano sulla Luna. Dai, non ridere. Io voglio fare qualcosa che non è mai stata fatta. Ah, ho capito. Allora perché non te ne vai dentro e provi a pulire la tua stanza che è diventata un cesso, eh? Dai, papà, io parlo seriamente. Io ho dei sogni, dei desideri, come tutti. Ma dico, stai bene? Per caso hai cominciato a sentire le voci come Giovanna d'Arco? O mi stai picchiando un po' culo, eh? No. E allora cerca di capirmi, perché io ti sto parlando di cose serie, Frankie, serie, capisci? Io sto cercando di trovare una casa nel Queens e tu mi dici che vuoi andare a prendere delle pietre di merda sulla Luna. Va bene. Vuoi sapere qual è il tuo problema? Sì, qual è questo problema? I tuoi sogni sono troppo piccoli. I miei sogni sono troppo piccoli, va. Ad ogni modo, quando avevo 18 anni, mio padre realizzò il suo sogno, si portò nel Queens. E realizzò anche l'altro sogno che aveva, un praticello tutto suo. Tutti i pomeriggi, puntuale come un orologio, tornava a casa e piazzava l'annaffiatoio. Allora, che si mangia stasera? Il minchione ha ordinato la pizza. Vuoi moderare il linguaggio, per favore? Per favore, dove l'ha ordinata? A Napoli. Eccolo. Da quando in qua non ti piace la pizza? Sono soldi buttate. Perché quelli che ti giochi non sono buttate? E che gioca? Mai visto giocare? Ma hanno detto che ieri ti sei portato Frankie all'ippodromo. Non avevi manco un dollaro per comprarci un misero hot dog. Però scommetto che ne hai buttato 400 su un cavallo che è arrivato dopo l'ultimo. Dai. Dimmi che non è vero. Ah. Che c'è scritto Frank Pesce qua? Vedi il mio nome scritto da qualche parte su queste tagliande, eh? Chiedo scusa, devono essere di qualcun altro che portava i tuoi pantaloni. E queste quanto sono costate? 7 pezzi. 7 pezzi, eh? Ma lo sai che a farle ci vogliono 25 cents? E allora? E allora? E allora? È una questione di principio. E non mi va di pagare 27 volte il valore di una cosa. Allora un corno. Dimmi una cosa, papà. Ma l'hai pagata tu? Che è una barzelletta, Frankie? In casa riuscivamo a litigare per qualunque cosa. Domani che tempo farà? Ho sentito che piove. Non mi risulta. E che ti risulta a te? Lascia perdere, Frankie. Dove hai sentito che piove? Madeline, l'ho sentito alla radio. Le previsioni hanno detto che domani piove. Lascia perdere, Vito. Non sentire la radio. Non ci azzeccano mai. Per favore, finiamolo con questa storia del tempo. Piove, non piove, c'è il sole, non c'è il sole. Ma chi se ne fotte? Chi se ne fotte, papà, se piove o c'è il sole? Papà, sono io che ho speso 10 dollari per farmi i capelli. Insomma, chi ha detto che piove? Senti, strega, lascia la scopa e non uscite, così non andrà in bagno i capelli. Ma lo sentite quanto è spiritoso? Vito, ce n'ho uno a due posti, così puoi venire pure tu con me. Strega. Fanculo.
E a te che ti si sposa con questa boccaccia? 2 mesi dopo si sposò con un certo Tony, un nostro paesano. Il quale devo dire che in famiglia non suscitò particolari entusiasmi. Che l'aria fresca, padugiana festa. Che aspetta, fammelo sentire. Allora la guerra del Vietnam esplose in tutta la sua violenza. Erano tanti i ragazzi del quartiere che ritornavano a casa dentro una cassa. Tutte le settimane. A tutti arrivò la cartolina per l'arruolamento. E così eravamo tutti pronti a fare il nostro dovere per il paese. Oh, sentite, mi è venuta in mente una teoria sulla vita. Ah, sì? E qual è? Ok, però sentitemi bene perché è un po' complicata. Intanto uno nasce ed è come un bebè, un bambino. E poi matura un pochettino finché arriva all'adolescenza. E poi diventa vecchio. E poi ancora più vecchio. E poi muore. È finito. Però che figlio mio, senza offesa, ma questa che dici è la più grossa stronzata che ho mai sentito. Sì, bravo, ridete, ridete, sì, sì. Ma se mi spremete il cervello, vi accorgete che c'ho ragione io. Eravamo almeno 1000 diciottenni, da tutti i quartieri della città. A guardare tutta quella gente mi venne nella testa che la guerra del Vietnam la potevamo vincere in un quarto d'ora. Silenzio! State zitti! Rocky, Beon! Non cresci mai! Silenzio, grandi teste di cazzo, rotti in culo, figli di troia! Minchia, ragazzi, questo ci fa il culo. Già, questo ci spezza le ossa. Che ne dice Frankie? Già. Allora, da questo preciso momento, tutti quanti siete qui, diventate proprietà del governo degli Stati Uniti. E se qualcuno tra voi è stato in galera ed è fuori con la condizionale, è pregato di portarsi sul lato destro di questa sala. Madonna, ma neanche uno ne è rimasto seduto. Mi stanno prendendo per il culo. Mi scusi, signore. Mi scusi. Non mi pare giusto che ci fate un esame senza che ci siamo potuti preparare. Ma che cazzo dice? Un esame dell'urina, coglione! Chiedo scusa, ma pensavo che fosse tutta un'altra cosa. Io... Come ti chiami, ragazzo? Pesce. Frank Pesce, signore. E lo sa, Pesce è un cognome italiano. Me ne sbatto i coglioni, da dove vieni! Scusi, signore. C'è qualche problema, ragazzo? No. Non che io sappia, signore. Hai un diploma di scuola superiore? No, signore. Non hai un diploma di scuola superiore? No, signore, niente diploma. No, signore. Mi sa che gli piaci. Bene, si copra l'occhio sinistro e legga la 7ª riga della tabella. Esca di qui. Va bene. Pesce! Frank Pesce! Dove diavolo è Frank Pesce? Pesce! Frank Pesce, vieni subito qui, ragazzo. Sì, signore. Non t'avevo chiesto se avevi un diploma di scuola superiore? Sì, signore, certo, me l'aveva chiesto. Tu che cosa mi hai risposto? Che non ce l'avevo? Il tuo fascicolo dice che hai un diploma di scuola superiore. Certo, è vero, ce l'ho. Non ce l'ho qui con me. Tu adesso vieni dallo psichiatra. Avanti, ragazzo, fila!
C'hai quattro carte in mano, forza. Non sapevo se cominciare a scartare. Abbiamo cominciato adesso. Va bene. Poi se te le tieni troppo in mano, allora cominciano i problemi. Vediamo un po'. Prendo pure questa. Ecco che arriva il generale Custer. Ecco, che ti voglio parlare. 10 milioni di ragazzi cercano di non fare il militare e tu solo ci riesci. Ma vedi questa lettera, la vedi? Lo sai che c'è scritto? C'è scritto che il governo degli Stati Uniti ti considera un rischio calcolato. È bello o brutto? Significa che per loro suonato sei. E così anche l'esercito sa quello che tutti sanno nel quartiere, che sei scemo. Sono molto spiacente di deludervi, ma non mi andava di mettere i piedi su una mina. Ma che minchia te ridi? Secondo te, ai miei amici e alla gente del quartiere, dovrei dire che mio figlio è suonato e per questo non fa il militare, eh? Che vuoi dire, che c'hai una malattia mentale? E allora ti dico io una cosa, tu sei rovinato, rovinato sei! Non ti daranno mai un posto pubblico, lo capisci? Scusate tanto, prendo una corda e mi vado a impiccare. Incapacità mentale. Questo si ripercuote su tutta la famiglia. Così ho evitato la guerra, ma sapevo che non era un caso. Si trattava della mia buona stella. Aspetta un momento, aspetta. Fammi vedere quello che ho in mano. Ma che vuoi vedere? Tira. Un 3. Mio padre si sbagliava. Finì a lavorare proprio per la pubblica amministrazione. E fu il colpo di fortuna più grande che mi capitò. E la fortuna si presentò sotto le sembianze di Maria Rios. Il treno delle 7:10 non può partire alle 6:30. Signora, lo chiamano il treno delle 7:10 perché parte alle 7:10. Ah, lei pensava che quello fosse il numero del treno. Capisco. Quanto è cretino. No, 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 non alle 7:45. Signora mia, si fidi, glielo giuro sugli occhi di mia madre, il treno per Pelham parte alle 8:30. Ma a me non interessa. Ma non me ne frega niente. D'accordo, d'accordo, facciamo così. Lei venga alle 7:45 e se vede che il bestione comincia a muoversi ci salta sopra. Che stronza. Frankie, sei un disastro. E tu hai due occhi stupendi, lo sai? Smettila, Frankie, ci beccheranno. Non si beccherà nessuno, non ti preoccupare. Sono il padrone qui. Sei tremendo. Un attimo di silenzio, per favore. Statemi bene a sentire. Voglio dare una notizia a tutta la famiglia. Faccio le mie congratulazioni al più giovane dei miei figli, Frankie Junior, perché oggi si è fatto licenziare. E papà, lascialo che mi pigli poco culo. No, avevi il posto da quanto? Da 8 mesi. Per te è un record, apprezzo i tuoi progressi. Senti, papà, in ogni caso il lavoro non mi piaceva e poi vedo la vita sotto un altro aspetto. Ah, quanto è bella questa notizia. Dai, avanti. Chiudi con la bocca. Mentre lavoravo là, pensavo che non dovevo mai guardare le tabelle. Conoscevo sempre le partenze e gli arrivi. Sapevo tutti gli orari a memoria. E lo sai che vuol dire? Sì, che c'hai uno speccato talento per le informazioni inutili. No, che ho una bella testa per i numeri. Potrei diventare un buon contabile. Mi pare un'idea ottima, Frankie. No, se ci pensi bene. Se penso bene a che? Che sei un vero demente. E finiscila. Se t'hanno fatto a te, poliziotto, allora può essere tutto al mondo. Ehi, non bestemmiare. Gli posso sparare per questo? Che dici, papà? Buoni, buoni, buoni. Vi devo dire una cosa che è molto, molto seria. Riguardo al prato qua fuori. Cosa ne pensate del trifoglio del Kentucky? C'ho dei parenti laggiù, papà. Molto tu. Che roba è? Come che roba è? L'erba migliore che ci sia. L'erba è erba, papà. Ah, se proprio lo vuoi sapere, tu non capisci un cavolo di niente. Madonna santa, sembra con sto prato, e che? Sì, ci stai facendo uscire pazzi con sta storia. Ma sì. Tony, risponda a mia. Non hai avuto il tempo di vestirti? Ti sei scordato la camicia? Chiedilo a questa, che è una settimana che non lava. Come? Come sarebbe questa? Si chiama Madeline. E poi che è? La tua serva, per caso? Perché io non faccio la serva a te? È diverso. Oh, diverso come? È diverso e basta. Papà, non potresti evitare, almeno stasera? Mamma, grazie degli spaghetti, erano ottimi. E che siamo all'albergo, che fai? Esco, non si vede. E dove vai? A un appuntamento.
Con chi? Una ragazza. Quale ragazza? Maria. E chi è Maria? Quella ragazza del quartiere spagnolo, quella che ci avevi detto di non frequentare, Il poliziotto da 3 mesi e già si mette a cantare. Ehi, ha ragione lui. Mamma, dov'è la mia pistola? Frankie, tu non la devi vedere, quella. Papà, ma è una ragazza carina. Tu l'hai vista per caso la mia pistola? Sono in ritardo, su. Senti, non me ne frega niente di quanto è carina, ok? È spagnola, forse portoricana. E per principio i portoricani odiano noi italiani. Guarda che nel quartiere spagnolo tu vai a finire male. Qualcuno ha visto la mia pistola? E basta questa minchia di pistola! Ma che devo pensare a tutto io? Bene. Devo pure trovargli la pistola, mo vengo di pattuglia con te. Guarda che suo fratello Jesus mi vuole bene, davvero. Fai come ti pare. Jesus, come stai? Questo perché ti scopri mia sorella. Aiuto, aiutatemi, aiuto, aiuto! È cattolico questo ospedale, io sono cattolico. Se devo morire, voglio morire in un ospedale cattolico. Il dottore Puccini ti vuole parlare un momento. Non è niente di grave, è una piccola complicazione. Ti vuole parlare un momento, va bene? Sta già meglio in faccia, eh? Come va, Frank? Che c'è? Guarirò presto, vero? Dio ti vuole proprio bene. Se non fossi stato ferito, non ci saremmo mai accorti di quest'altro problema. E quale? Che c'è? Sicuro che guarisco. Le radiografie hanno evidenziato un tumore vicino alla costola, appena sotto la coltellata. Ma allora, ho un cancro. Dovrò intervenire chirurgicamente. Ma che c'è, gli occhi? Sarà una specie di tic. Tic nervoso. È curioso. Curioso una minchia. Questo mi vorrebbe aprire per vedermi dentro. Un momento guarda nell'aria e un momento dopo si mette a guardare me. Frank, devi cercare di stare calmo e di avere pazienza. Chiso è uno dei migliori chirurghi di tutta New York. Ha operato tuo cugino Anne ai polmoni. Ma il cugino Anne è morto. Beh, non c'era niente da fare, ha avuto un attacco di cuore. Ma i polmoni gliel'ha guariti però. La società Nettuno, che si propone come alternativa economica agli alti costi dei funerali, vi consiglia di spendere i vostri soldi per chi resta al mondo. Sì, sì, per... guarda là. Quello deve essere uno dei pazienti del dottor Puccini. Che minchia ti ridi? Io non mi diverto per niente. Ero così depresso che mi pareva di impazzire. Andai a parlare con la suora del mio reparto per avere un sostegno spirituale. E sapete che mi disse? Che sia sempre fatta la volontà del Signore, figliolo caro. Si trattava proprio di cancro, ma grazie a Dio l'avevamo preso in tempo. Neanche a dirlo mi rimisi subito. E anche se abitavamo a Queens, io ero sempre nella 29ª strada. Là c'era la vita. Just in time, I found you just in time. Salve, guarda chi c'è, come te la passi, eh? Guarda chi si vede, sei resuscitato. Il club era gestito da Philly Pernichella, il bookmaker. Gli puzzava l'alito come se mangiasse aglio dalla mattina alla sera. Quelle carte non hai rilanciato. Come si fa ad avere carte tanto belle ed essere tanto stupido? Dio protegge gli stupidi. Allora tu stai tranquillo. Certo che è miracolato. Uno si prende una coltellata nel ghetto spagnolo e scopre che è la cosa che gli salva la vita, capito? Che culo. Sai qual è il tuo problema? Che sei fortunato, ci sei nato così. La cosa penosa è che non sai che cavolo fartene. Certa gente ci nasce e sa come sfruttarla. Se io... Philly Pennichella, un narcolettico. Si addormentava così all'improvviso e dopo un secondo si risvegliava di colpo. Quanto ho dormito? 15 giorni. Sei un furbacchione, tu vero? Eh? E tu? Impara a farla fruttare la tua fortuna. Sì, sì, ma ora mettete sotto vento, eh. Oh, mamma mia.
Ehi, sei grazioso! Ehi, baby, perché non vieni con noi? Ricordate quello che dicevo sulle due vie per riuscire, quella dritta e quella veloce? Beh, la strada dritta non funzionava troppo bene. E allora decisi di provare con l'altra. C'erano dei picciotti di grosso calibro venuti da Mulberry Street per mettere su una pesca. Avevano scelto la panetteria lì vicino dopo aver parlato con il padrone, Billy Pagnotta. E non farti più vedere! Siccome ero ancora uno scemo, andai a chiedere lavoro come palo invece di cercarmi un impiego onesto. Così di questa idea parlai a Jimmy. Io mi chiamo Frankie. Mi hanno detto di parlare con te. Sì, e chi è stato? Veramente non lo posso dire. Conosce qualcuno? Sì, ma non lo posso dire. Chi conosce? Te l'ho detto, non lo posso dire. Chi minchia sarebbe? Jimmy Vitello. No, mai fare nome qua dentro. Non deve mai fare nome in questo mondo. È una cosa brutta, niente nome. Mai. Ma me l'hai chiesto tu? Non mi dispiace. Sono scemo o me l'ha chiesto tu? Ma hai sbagliato. Ad ogni modo, mi diedero il lavoro. E con i soldi decisi di comprare una macchina in società con Vito. Sei sicuro che poi ti ricordi? E ora che ci va no, a parlare? No, perché potete non io, ma che fai sempre di testa tua? Vado a ordinare la macchina, se non la trovo più. Aspetta un momento. E falla andare. Ma di che ti preoccupi? Non ti scordare, bianca con la cappottina bianca, lunotto termico, radio stereo, vetri azzurrati e volante regolabile. Oh, Vito, stati buono, ok? Per la 200ª volta lo so come si ordina una macchina e datti una calmata. Bianca con la cappottina bianca. E questa che è? No, non è la nostra macchina, vero? E allora che? Ma sei scemo, te l'ho detto e ripetuto. Bianca con la cappottina bianca. Ma il venditore mi ha detto che è avorio dorato. Non me ne frega un cazzo. Avorio dorato, ma aveva detto. Bianca, che ne so. Siamo in società. No, beh, io non la voglio e la parte mia non la pago, va bene? Ma che cos'è vieni che qua, non va? Vieni fare qua, tutto a dai, posto. Vieni qua. Resta fermo là, eh? Vieni qua un momento. Resta fermo. Non fare lo stronzo. Bianca con la cappottina bianca. T'ho detto di no, resta fermo. Papà, gli dici di restare là? Ma che roba è? È la nostra macchina. Vieni qua. Ehi, signor pesce, come andiamo? È tutto a posto. Bandito. Papà. Un uomo si giudica dalle compagnie che frequenta. Questo non ti pone a tuo favore, papà. Tu tieni compagnia ai grilli. Sei spiritoso. Lo sai, sono ancora capace di farti un culo così, se è il caso. Voglio dire, oggi fai il palo e domani che minchia fai? Tiri fermo un povero Cristo mentre gli spaccano la testa con i cricche? Papà, è una cosa temporanea. Sto raccogliendo i soldi per fare cose più grandi. Come sarebbe a dire? Non lo so. Frankie, non c'è altro. Questa è la vita. Ti trovi un lavoro e puoi campare. Incontri una ragazza, te la sposi e ci fai fare i figli. E questa è tutta la vita. Ma non può essere così. E metti che io volessi fare un'altra cosa? E che cosa? Non lo so, la smetti di chiedermelo. Tu sei un miserabile sei. Davvero, miserabile. Lo sai che deve fare? Ti deve trovare un hobby. Un hobby? Un hobby. Deve trovare qualche cosa che ti dia piacere. Come per mia questo bra... Matti! Figlio da votare! Matti! Vivo ti mangio! Sei diventato pazzo, ma che male t'ha fatto? Con quella panza calda un buco nell'erba mi sta facendo. Non c'è una bella differenza. Che cosa c'è? Questo bel trifoglio del Kentucky. Non voglio insistere, ma io non vedo differenza. Ma come, tu non vedi nessuna differenza? No. E perché tu non c'hai l'occhio, Frankie? L'occhio. Quale occhio? L'occhio, l'occhio! Quale occhio? Se tu ci avessi l'occhio, sapresti di che cosa sto parlando. Ma evidentemente tu l'occhio non ce l'hai, Frankie. Già. Senti, papà, a parte gli scherzi, io vorrei avercelo, sto benedetto occhio, per sapere di che parli. Vabbè, va. Il fatto è che io sento una campana diversa, Frankie.
Senti pure le campane. Papà, qui succedono cose strane, senti a me. È così, a New York arriva la lotteria, guarda. Sì, sì, e insieme a te l'hanno vista altre 20 milioni di persone. Ah, c'è sempre la speranza. Per te a speranza non ce n'è. Ciao. Esseri. Ciao, mamma. Come stai? Che fame. Levati, che fai? E vatti a lavare le mani. Che sa quante microbi c'hai su quella manaccia, me le deve mettere tutte nella salsa. Ehi, levati dalla mia sedia, forza, cammina. E da quando la sedia? Levati. Ma io vado a lavorare, eh? Ho un lavoro io, non come certa gente che conosco. Ma che deve fare, la guardia davanti a una scuola? Dov'è tuo padre? È là fuori, col trefoglio del Kentucky, l'occhio, le campane. Frankie, lascialo in pace. E perché? Ha perduto il lavoro. Ha perso il lavoro? Che sei sordo? Per favore, muoviti, valla a chiamare. Avanti, alza le chiappe, vai a chiamare tuo padre. Ho capito. La faccenda era seria. Ce la facevamo appena a tirare avanti quando lavorava, figuriamoci ora. Nel frattempo tutto il quartiere stava dando i numeri. Tutti avevano la febbre del gioco. Io? A me non me ne fregava una minchia. Ehi, Rocky! Che ci fai con quei milioni? Se uno non gioca, neanche può vincere, Frank! Veramente originale! Contena così che diventa Rockefeller, Rocky! Con tutti quei biglietti mio padre poteva tenere in piedi da solo la lotteria di New York. Mirava al primo premio. Lo so che non è bello, però pigliavo il sussidio mentre lavoravo in nero alla pisca. E fu di nuovo una fortuna. Le banche erano chiuse per la festa del lavoro e l'unico buco aperto per cambiare l'assegno del sussidio era il banco dei pegni di Irv. Ehi, Frankie, come stai? Come va? Tutto bene? Sì, sì. E come va la famiglia? Bene. Tua madre, tuo padre, la tua bella sorellina Betty. Stanno tutti benone, Irv. Ah, sì? Senti, me lo cambieresti un assegno? Un documento ce l'hai. Irv, come sta mia madre, come sta mia sorella e mi chiede un documento? Frank, mi dispiace, così vuole la legge, devi avere due documenti validi, non è colpa mia. Irv, tu lo conosci mio padre, non vorrai che questo diventi un problema, vero? Ehi, va bene, ok? Per te, Frank, farò un'eccezione. Ah, bravo, grazie. Va bene. Però devi comprare qualcosa che costi almeno $10. Devo comprare qualcosa? Eh già. E che cosa posso comprare qua dentro? E chitarre de merda. Io non sono mica la Chase Manhattan Bank. Minimo $10. Parola d'onore, Irv. Mi parlano le stesse schifezze che avevi vendato. Lo so, Jimmy, lo so. Va bene, d'accordo. Dammi quel binocolo lì, va. Ah, sì. Ehi, Frank, è un gran bello oggetto. Bello oggetto. Tutto bello, eh. Chiediamo se ce lo vende. Però costa 9. Irv, andiamo. No, devi arrivare a 10. No, no, no. Allora dammi qualcos'altro per arrivare a 10. Dammi un biglietto della lotteria. Vabbè, affare fatto, Frankie. Sono troppo buono. Deve complicare sempre tutte le cose. Eh sì, è proprio un bel binocolo, Frankie. Mi dispiace, sì, quasi. Meraviglioso. Eccoci qua. Allora, 1, 2, 3, 4. Entro quest'anno, 7, 8. Vai. Cammina, mi fate sbagliare. Non ti scordare il binocolo. Sta tranquillo, non me lo scordo. È una meraviglia, Frank. Per forza, 9 pezzi. È quello qua. Al prossimo assegno lo prendiamo. La cosa finì lì. Ero talmente convinto che erano soldi buttati che non glielo dissi neanche a papà. E poi successe. Ero in metropolitana un giorno di novembre. Posso vincere la lotteria? Sono nei finalisti della lotteria! Sì, sì, ecco, non sto scherzando, eccolo qua. Aspettate. Ecco, questo è il biglietto, posso vincere $6 milioni. Posso vincere $6 milioni! Mamma, è successa una cosa incredibile! Mamma, Ito! Mamma, succede? Sono i finalisti della lotteria di New York. Stai parlando sul serio, Frankie? Non stai scherzando? Sì, scritto qua. Vieni qua, dammi un bacio. Bello, te vado. Quanto sei bello. Ma sicuro che sei tu?
Hanno riso di Cristoforo Colombo! Hanno riso dei fratelli Wright! Ridevano di Einstein! Mamma, ridevano pure di me! Ma dopo la vigilia di Natale nessuno riuscirà più a ridere di me, perché sono finalista della lotteria di New York e vincerò quei 6 milioni e 200 mila dollari e me le spenderò fino all'ultimo centesimo! Tesoro, tesoro, te voglio comprare una casa bellissima con un grande prato per me! Frankie, per la carriera non ti preoccupare, so che riuscirai a farne una. Ad ogni modo, leggi qua, è tutto scritto! Chi c'è al telefono? È Madeline! Oh, Madeline! Madeline, ti compro la lavatrice, la lavapiatti, quello che vuoi, ti faccio la cucina nuova. Sono papà! Oddio, mi sa che è svenuta. Festeggiamo, forza! Vino! E tu che mi dici, detective pesce? Che cosa vorreste comprare, eh? Ti posso parlare un secondo? Per ora no, figlio mio, sono impegnato a spendere tutti i soldi. Amore, perché non ascolti un momento? Sì, sì, l'ascolti il mio bambino, che è il mio stesso nome. È proprio questo il punto. Sì, parla. Abbiamo lo stesso nome. Lo so che abbiamo lo stesso nome, è il nome mio, te l'ho dato io. Sì, ma sul giornale c'è il mio. Non capisco dove vuoi arrivare, Frankie. Papà, il biglietto è mio. Cammina, come sarebbe che tu. Ah, lo so che ti spaventi che non lo voglio dividere con te, eh. È così, lo sai che sei un bel tipo. È il mio biglietto. Ma ti comprerò tutto quello che vuoi. Sei la fine del mondo, vicerigio mio. Sì, la fine del mondo. Per un momento ci stavo cascando. Salute. Che cosa c'è? Tesoro, il biglietto è di Frankie. Eh sì, papà. Ero andato da Irva a cambiare un assegno perché le banche erano chiuse e lui mi ha costretto a comprare qualcosa. Così ho comprato un biglietto e un binocolo. Vuoi dire che tu hai comprato un biglietto? Io c'ho 8 milioni di biglietti che stanno chiusi dentro una scatola di scarpe e tu hai preso un biglietto solo. E che ci vuoi fare, papà? Sono fortunato. Lo posso vedere, questo biglietto? Sì. Frank. Sì, lo puoi vincere, sto cazzo di premio. È proprio così. Sì, papà, in ogni caso, quello che è mio è tuo. Già, pure per me è così, ma io non c'ho niente. All'improvviso erano tutti amici miei. Grazie, tanto. Congratulazioni. Ah, grazie. Ehi! Ciao! È tra i finalisti della lotteria. Frank Pesce è uno dei finalisti della lotteria. C'ha una fortuna bestiale. Insomma, era veramente ridicolo. Ero solo uno dei 50 finalisti e tutti si comportavano come se avessi già vinto. Scommettereste su un cavallo che t'hanno 50 a 1? Io no. Ma i miei amici puntavano su di me. Zipper era convinto che potessi riuscire in qualunque cosa. Così ci portò a Mulberry Street, in una pista dove si giocava forte, per vedere che riuscivo a fare coi dadi. Dammi un bel 9, forza! Che non raddoppia! Dai! 50 che non raddoppia! Non raddoppia! Bello di mamma, vai così! 9! Bene, vai che gli spacchiamo il culo! Come ti senti? Energetico! Energetico, adoro questa parola, mi piace! Vai, coraggio, che ragazzi, ci sono anch'io, tranquilli! Sta per tirare! Forza, fate le puntate, avanti! Un gettone che non lo fai, 9! Dai, dammi un 9! Dai, un bel 9! Un bel 9! 9, su! 4! Qua, ci va bene, non c'è problema, vai tranquillo. Vieni al prossimo. Sei forte. 400 che non esce. Dai, Frankie, lancia, che quei 400 me li sento già in tasca. Manda. 350. Come spalla.
Ehi, ehi. Ma non è Louie Tucci quello? Che cazzo? Non farla incazzare, Frankie. Ha un cimitero tutto suo nel jazz. Quello ti taglia la gola e poi si va a fare una pizza. Quello lì non si fa scrupoli. Ah sì? E chi se lo fotte? Ho amici pure io. Salve. Tira quei dadi di merda, forza! Ti si sono ammosciate le palle! Avanti, che cazzo aspetti? Tira! Ok, dai, Frankie, okay. Bambino mio, tira queste dadi. Vai, vai. Oh! No! Un altro giro. Va bene, ho capito. Avanti. Poi successe, passai alla storia. Stavo per fare una cosa mai vista prima. Mai. Da nessuna parte. Vai! Levatemi dalle palle quel pezzo di merda, datemi un'accetta che gli taglio le mani. No, sì, è meglio lasciare. Era proprio arrabbiato. Che sta guardando? Che te pare che stiamo giocando? No, per favore, non facciamo questioni, dai, andiamo. Sto giocando a dadi, che male c'è? Vieni qua, c'ho il lurido bastardo. Adesso non è. Sì, mi lascia stare, andiamo via, dammi niente, andiamo via. Ragazzi, che sono? Ci faccio una canzone. Di buongiorno a Finny, papà. Tu pensi che la vita è tutto un gioco, eh? Perché? Te la fai con i picciotti di strada, ti metti a giocare a dadi. Ma di che cavolo parli? Sei già diventato una specie di leggenda. Il giovane Frank Pesce, l'uomo dal braccio d'oro. L'uomo dal braccio d'oro che ragiona con culo. Continua così, continua. Non ti deve preoccupare, è solo un semplice divertimento, un passatempo. Un passatempo? Minchia. Cerca almeno di non farti ammazzare prima di vincere la lotteria. Poi fai quello che cavolo ti pare. Pensiero gentile. Ma che cos'è questa puzza? È come un odore di copertoni bruciati. È la pizza. Questa non è la pizza che conosco io, papà. Prima di parlare, assaggiano un pezzettino. Ma chi l'hai fatta tu? Te l'ho fatta io. Perché vedi tua madre qua in giro? Sì, l'ho fatta io, allora. Mi è costata meno di $1 a farla, $1. Non quella merda che compri tu, a $7. Pigliano un pezzettino. Andiamo. Pigliano un pezzettino. La pasta è un poco dura, ma il sapore... Papà, papà, la fanno meglio in Corea. Questa mi pare una Michelin. Perché non la metti in macchina come ruota da scorta? Me ne torno a letto. È la pizza più cattiva che abbia mai mangiato. Mi ricordo che in famiglia l'unico che apprezzava la pizza di papà era Vinny. Mi pare chiaro che mio padre non era il tipo che se ne poteva restare in casa come una persona normale. La noia lo faceva diventare pazzo. E come si dice, l'ozio è il padre dei vizi. Ma in questo caso non era solo padre, ma pure nonno e bisnonno. Speriamo che non ci picchi. Ehi, dove ve ne state andando tutte e tre, eh? Al bowling. Andiamo al bowling. Bowling, eh? Voi non andate al bowling dal giorno che l'asino è volato. Ma forse ci andiamo al bowling, o forse non ci andiamo, o forse facciamo un'altra cosa. Ma io pensavo che sarebbe stato bello per un padre passare una serata con i suoi figli. Che c'è, ti dà fastidio? Certo che ne dici di stronzate, eh? Ma fa che tu che ti pare? Ma che gli ha preso a quello? Non lo so, non lo so. Poi ci passa. Oddio. Con papà senza lavoro la nostra situazione economica peggiorava. Così decidemmo di sbarazzarci della macchina per intascare i soldi dell'assicurazione. Frankie, Frankie. Che c'è? Aspetta un momento. Perché? Mettete là. Ma che ti piglia? Mettete là. Girati, girati, t'ho detto. Pure tu. Amonine. Trovarono la macchina senza un graffio, a parte il danno fatto da mio padre, nel punto esatto in cui l'avevamo lasciata, nel Bronx. La fortuna non la puoi controllare, anche quando non la vuoi ti viene a cercare. Al bowling, eh? The best thing in life are free.
E per di più avevamo una franchigia di $500. Per il parabrezza nuovo ci vollero $380 e altri 40 per il carrattrezzi. Così adesso dovevamo pagare 420 pezzi per ritrovarci al punto di prima. E il risultato sapete qual è? Che non ce l'abbiamo questi $420! Sì, perché ti pare che all'assicurazione sono tutte feste, si fanno fottere i soldi da tre idioti come voi. Sì, idioti, eh? Lo vuoi sapere, la macchina ce l'hanno rubata veramente davanti al volo e non ne voglio più sentire parlare di queste minchiate. E allora io sono bionda, magra e con gli occhi azzurri. Io lo so perché non rubano la macchina. È tutto perché lui c'ha sta maledetta fortuna addosso. La ritroveranno sempre, dovunque la nascondiamo. È tutta colpa sua. Sì, e vuoi sapere una cosa? Sei uno stronzo. Ah, io sarei uno stronzo? Sì, sei uno stronzo. Dove te ne stai andando? Devo fare una cosa, va bene? Andai a trovare mio cugino Leo a Bud Lake, nel New Jersey. E insieme trovammo il modo per sbolognare la macchina. Leo, brutto figlio di puttana, come te la passi? Leo! Ma che fai? Mi stavo ipnotizzando. Lascia perdere queste cazzate, vieni con me. Vai all'inferno! Un mese dopo ci chiamò l'assicurazione per andare a prendere l'assegno. Erano passati 30 giorni e la macchina non era stata ritrovata. E cerchiamo di non farci prendere per cafoni là dentro, va bene? E che ci abbiamo, la faccia da cafoni? No? Che male c'è? Tre parenti che vanno a prendere un assegno. Un branco di lupi affamati, ecco quello che sembriamo. Ci vado da solo, voi aspettate qua fuori. Perché? Non vuoi che entriamo? Frankie, ripeteglielo tu. C'è, signor Pesce, ma sembra che l'auto di suo figlio non sia stata ritrovata. Ah, che peccato. Lo sai, mio figlio Frankie... è da un mese che ci sta male. Sai che mi ha detto la signorina Sears? Mi ha detto, papà, sai, per me perdere la macchina è come perdere un fratello. Insomma, hai il cuore spezzato, ecco. Gesù, mi dispiace veramente. Senta, mi lasci fare un ultimo tentativo? No, per favore, forse no. Forse la fortuna ci assiste. Aspetti. Ah, salve, sono Lucy Sills. Chiamavo per sapere se ci sono novità riguardo la pratica 10-21-69. Grazie. Controllano. Sì. Come? Che cos'è, avorio odore? No, acqua d'elva. Oh, no, la macchina è avorio odore. Una Ford Thunderbird targata My Way. Sì, esatto, è lei. Grazie. Sembra che abbiano ritrovato l'auto di suo figlio durante il weekend a Bud Lake, nel New Jersey. Non è meraviglioso? Sono così felice di aver controllato. Bud Lake, New Jersey. Bud Lake. Ah, eccolo. Allora? Bud Lake, nel New Jersey. Ma che minchia hai fatto? Ma che cosa hanno trovato la macchina? No. In quel cazzo di buco del New Jersey. Che coincidenza, eh? Abbiamo dei parenti là. Speriamo che quelli dell'assicurazione non colleghino la cosa. Con chi l'hai fatto? Con tuo cugino Leo, quell'altro rimbambito. Tu, Sbirro, mettete al volante! Bella stronzata hai combinato. Oh, non cominciare pure tu, eh? Sali, va, sali. E sto salendo. Alla fine ho venduto la macchina a mio cugino Leo. Dopo due giorni gliela rubarono. Ma quei soldi non durarono a lungo. Ora stavamo proprio a terra. Frankie, dammi le chiavi. Avanti, dammi le chiavi della macchina. Papà, osserva a me. Sbrigati, dammi le chiavi della macchina che mi serve. Devo andare adesso. Dai, mi serve. Non mi fare perdere altro tempo. C'hai dei soldi? Che vuoi? Soldi, cerco soldi. Mi servono soldi. Papà, lascia stare. Frankie, sono pieno di debiti. Quanto c'hai? $400. Dai, valla a prendere. No, dai, papà, ti prego. Frankie, stasera io me la sento. Sono sicuro, Frankie. Non posso sbagliare pugile stasera. Ti prego, dai, siamo soci. Siamo soci? Siamo soci. Basta che non fai stronzate. Perché porca puttana, è la prima volta che ti domando soldi. Sbrigati. Vado. Sbrigati, accidenti. Dai. Chiaramente i soldi glieli diedi. Frankie, sono dentro una calza blu. Nel cassetto di sinistra. Che ci crediate o no, mio padre vinse davvero quella sera.
Corsi c'è subito al club per fermarlo prima che combinasse danni. Ma Philly mi disse che era troppo tardi, perché dopo aver raddoppiato i soldi aveva giocato ai cavalli ed era arrivato a $1,100. E poi con Gianni Tortino e Joe Scommessa era volato all'ippodromo di UK. Ma che ne so? Tu che ci fai qui? Ti aspettavo. Tua madre è sveglia? Sì, è sveglia. Oh, Cristo, allora me ne vado. Ehi, che è successo? Ho perso i 400. Bene. Bene, stavo in pensiero. Senti, papà, perché non lo dai a me il resto dei soldi? Non ce ne sono soldi. Hai detto che hai perso 400? Sì, ho perso $400. Ma hai lasciato il club con 1,100? Sì, è vero, è vero. Allora in tasca ne devi avere 700. No, non c'ho niente di niente in tasca. Come hai fatto a perdere 400 su 1,100 e non avere più niente? Ho perso i 400 che mi hai dato tu. No, tu hai perso $1,100. No, no, ho perso i 400 che mi hai dato tu. Allora dove sono gli altri 700? Se ne sono andati. Hai perso tutto? No. Sì. Tecnicamente. Tecnicamente? Come tecnicamente? Avevi $1,100 e non hai più un cazzo. Questo significa che in tutto hai perso $1,100. Gli altri 700 non le conti. Come non le conti? No, non le conti. Non erano no. soldi veri. Non erano buoni. Non andavano bene per pagare mutuo, gas, luce. Senti, io non le conto perché sono soldi loro. Vedi, io scommetto con i soldi loro. Ho perso i tuoi 400, ma i soldi loro sono soldi loro e basta. Stavano nelle tue tasche, però, i soldi loro, mi pare. Frankie, io sono disoccupato, cazzo! Ma si può sapere che vuoi da me? E poi di che diavolo ti vai preoccupando? Tu vincerai la lotteria e te ne potrai stare tutto il tempo in questa strada di merda a grattarti le palle finché ti gira di farlo. Chi te l'ha detto a te che vincerò la lotteria? E anche se fosse, non mi vedrai mai a passare le mie giornate buttato in un angolo della strada. Io voglio combinare qualcosa nella vita. Ma sì, e che cosa, per esempio? Questo non lo so, ma voglio vivere una vita vera. E io che sarei? Uno stronzo di cartone animato, secondo te? Eh? Che schifo. Tu. Perdonami per quello che ti ho fatto. Apri bene le orecchie, Frank, capisci? E sentimi bene. Non le devi dire queste strozzate. Tutto lo devi togliere dalla testa di morire. L'hai capito o no? Mamma, calmati. Tu non vai da nessuna parte. Ti devi rimettere. Tu te ne torni a casa tua. Voglio ancora sentire la puzza di quelle pizze schifose che prendi tu. Voglio che vedi tuo figlio Frank riuscire a combinare qualche cosa nella vita, Frank. E ti pare che campo fino a 100 anni io? Non sto scherzando, Frank. Non scherzo. Io e te abbiamo fatto un patto, ci siamo scambiati una promessa. Quella di vivere per sempre felici insieme. Finché morte non ci separi. Oh, Madonna. Vieni qua. Senti, devi dire a Frankie, devi dire, parla al prato. Ma che ha detto? Di tenere il gatto lontano dal prato. Ciao, papà. Sta lì vicino, Frankie. Tutto bene? Ciao. Sta benone, vero? Bentornato, Frank. Sei contento? Ci disse che gli avevamo rovinato il prato. Capì che era guarito. Pronto a brontolare di nuovo con tutti.
Mi mise in cerca del primo lavoro che capitava. Finì alla Sheldon Giocattoli come rappresentante. Molto lieta. Come si chiama? Chris. Io rappresento la Sheldon Giocattoli. Ho le automobiline elettriche più belle che esistano. Sono veramente incredibili. I ragazzi faranno a botte. Le consiglio di ordinarne almeno 20 o 30 perché già il primo giorno, bang, andranno via come il pane. Parlo seriamente, non la sto prendendo in giro. Quanta ne vuole, mi dica. You look so good that you'll be glad you decided to smile. Pick out a pleasant outlook. Era il più bel lavoro che mi fosse mai capitato. Avevo pure la macchina della ditta. E quella che è? La mia macchina nuova. Sì, bianca con la cappottina bianca. È la macchina della ditta. Hai ordinato la macchina per te e hai preso il colore giusto. Quella in società aveva quel colore di merda. Perché non la porti a Badley che la presenti al cugino Leo? Ah. Così ci fate un altro dei vostri giochetti. E non facciamo che l'assicuri a nome mio, hai capito? Vito... È proprio bella, eh? Vieni qui a ripeterlo, stronzo. È bella, e te lo faccio vedere io quanto è bella, stronzo. Poi, circa una settimana fa, Jimmy Vitello mi disse che c'era uno che voleva conoscermi. Mi disse solo che aveva a che fare con il mio biglietto della lotteria. Ehi, pesce! Sale in macchina. Salgo, salgo. Entra. Ah, è lei? Sì, perché c'è qualcosa che non va. No, niente, però l'ultima volta pareva che volesse ammazzarmi. Quella sera era quella sera. Molta gente viene ammazzata perché uno è di cattivo umore. Sei leggenda, giù a Marlborough Street, lo sai? Per quel giochetto coi dadi. E per le altre fortune che ti sono capitate. Ce l'hai qui il biglietto della lotteria? Sì, perché? Perché mi potrebbe interessare. Non è in vendita, eh? Per 10.000? Mi darebbe 10.000 per Tony. Non è così che ho detto. Tutti scommettono che vincerai con la tua fortuna. Forse è così e forse no. Ma se vuoi venderlo fai la cosa giusta. E resta tutto in famiglia. E ricordati che io sono con te e tu con me. E tutte sono con noi, capisci? Ci conosciamo da 2 minuti e già sono uno di famiglia. Beh, tu facci una pensata. Sono cose che si sistemano facile. E a me è facile trovarmi. Io tengo fame, e tu? Sì, io pure. C'hai fame? Come no, sono affamato. Sì, pure io, che fame. Levate dai coglioni. Frankie, avanti, svegliati, andiamo, andiamo. Che c'è? E apri gli occhi. Che c'è? Questa volta ce l'ho proprio fatta, Frankie. Ah, no, portala via, di prima mattina. Non ti pare che è meglio? Non stai meglio qui, a casa? Lontano da quei mafiosi di merda e da quei locali pozzolenti. Frankie, vedrai che arriverai dove vuoi. Se sgobbi e lavori sodo, arriverai più lontano del nostro sbirro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Beh, a volte ci vuole una cosa come questa per aprirti gli occhi. Frankie, ti domando una cosa, ma rispondi, eh? Quando vinci la lotteria, non è che poi quella è una scusa per startene a panza all'aria? Ora ti dico che voglio fare. Parla. Non ridete però, eh? È certo che non rido. Voglio andare all'università. Che bella cosa, il primo laureato della famiglia. Potresti diventare dottore. Spegni quella sigaretta, fammi il favore. Si preoccupa per me. Niente dottore, meglio avvocato. Farà l'avvocato. Tuo fratello sbatte la gente in galera e tu la rimetti per strada. Insomma, così c'è il lavoro per tutte e due. Quanto sei scemo. Piantala. Prima però dovrebbe arrestare qualcuno. Se riesci a trovare la pistola.
il canto. Questa è cultura. Ah, me ne stavo dimenticando. Ha chiamato Jimmy Vitello. Che voleva? Valla a trovare, lo farei contento, vedrai. T'ho capito, papà, t'ho capito. Ci vediamo, divertiti. Ciao, grazie. Vattene via. Madonna mia, canti sempre bene. Sei brava. Ma ti posso dire una cosa? Dai, parla. Beh, lo sai, no, che c'ho il cuore malato. Sì, lo so che stai male di cuore. Beh, ecco, tu non me lo vuoi spezzare, vero? Frank. Vieni qua. No, aspetta, aspetta un momento, buona, aspetta. Scusami. Sei pazzo, lo sai che sei proprio pazzo. Mi concedi questo ballo? Con vero piacere. Unforgettable. Andai al club per ammazzare il tempo prima dell'estrazione. E lì le cose hanno cominciato a precipitare. Ehi, Frank, come stai? Salve. Ciao. Tutto bene. Orsù, gente di fede, venite qua. La festa è bella, non puoi mancare. Gloria al Signore e pace al cuore. Beh. Ancora un paio d'ore e saprei se sei un milionario. Ti auguro tutta la felicità del mondo, fortunatissimo figlio di puttana. Grazie, figlio. Ehi, Ricci, dov'è la mia limonata calda? E ancora non è calda. Fammelo sapere prima che mi sotterrano, eh? Dov'è Frank Pesce? Ai ai. Sono qui. No, non tu, stronzo. Tuo padre. Ehi, ehi, ehi. Nel mio club no, eh? Vedi che tuo padre ci deve un sacco di soldi a mio zio. Ehi, sei sotto? Quali soldi? Di che stai parlando? Quali soldi? Oh, ehi, fermi! Calmi! Ehi, perché ci prendi per dei coglioni? Tuo padre sono 3 settimane che si nasconde. No, qui nel mio club io è non lo tolgo. La minchia a lui, la scassate pure a me. Tu non c'entri con questa storia, Jimmy. Tutte stronzate. Tu sai perché siamo qui, figli. Che volete fare, scatenare una guerra per questo? Entrate nel mio club alla vigilia di Natale, fate tutto questo casino. Fuori di qui! Veniamo a casa tua stasera. A tuo padre gli facciamo un regalo di Natale che non se lo scorda più. Vi ho detto di portare fuori le chiappe. Andiamo via. Uscite. Ricordati per chi la vuole. Uscite prima che mi stacca tutte e 6 le palle e me le friggo coi calamari. Che cazzo guardi con quel naso a patata? Mi chiamo Palla Delardo. Ragazzi, andate a sedervi e divertitevi. È la vigilia di Natale. Dom, canta. Tu ne sai niente di questa storia? Tuo padre è sotto con tucci di 10.000 verdoni. 10.000? E ha 3 settimane di ritardo, mi spiego. Ma che cazzo gli dice il cervello? Come mai è così in ritardo? Io non è che dormo con tua pace, che ne so come ha fatto. Il mutuo, le bollette, qui si gioca pure il culo. Che ne so, vai un po' a parlare con lui. Fili, devi aiutarmi. Niente da fare, non ci voglio entrare in questa faccenda. Non ci mette, l'ammazzo. Jimmy, porca puttana, tu però mi aiuti. No, non posso, Frankie. Ma perché no? Perché non posso, Frankie? Lascia stare, lascia stare. Lascia stare. Frankie, lascia, Frankie, lascia, Frankie! Lascia. Fanculo!
Oddio, ti ringrazio. Stavamo in pensiero, ma dov'era finito? Siamo in ritardo, ci vuole un'ora e mezza per arrivare al garden. Ma sono presa paura, credevo che ti era successo qualche cosa. Sto bene, ma... dov'è papà? È di sopra, si sta vestendo. È successo qualcosa? No, senti, pensavo... all'estrazione ci voglio andare da solo. Come? Sei pazzo, è lui, papà, chi lo tiene, eh? Frankie, ma l'aspettavamo tutti questa serata. Lo so, mamma. Ho comprato un vestito nuovo apposta. Frankie, che cosa hai combinato? Niente, ma non ti devi preoccupare. Solo che ci ho pensato e credo... credo che è meglio che ci vado da solo, tutto qui, ok? Vieni qui un momento, vieni qui un momento, aspetta. È la serata più importante della nostra vita. Fatti cazzi tuoi. Tu questo me non me lo devi dire, capito? Ma non la finite mai voi due, che sta succedendo? Frankie non vuole che andiamo con lui. Non vuoi che veniamo? È solo un'idea mia. Beh, è una pessima idea. Scordatela e muoviamoci, forse si fa tardi. No, papà, lasciamo stare, ci voglio andare da solo. Smettila, Frankie. Ma che c'è? È forse perché ti stiamo troppo addosso. Voglio dire, hai paura che se perdi ci dai una delusione? Ma sono tutte minchiate. Andiamo, cerchiamo di divertirci, vada come deve andare, fotti dimmi. No, papà, te lo dico io come deve andare. Salgo in camera mia, prendo il biglietto e ci vado da solo. E ora per piacere fammi passare. Ma che cavolo di biglia, che c'hai? Lo sai quanto ci teniamo? Questo è il momento più importante della nostra vita, Cristo di Dio. No, non è il nostro momento. Questo è il mio. Se esce da questa casa da solo, che vince o che perde, tu non ci torni. Beh, col bel esempio che mi hai dato, allora è sicuro che perdo. Aspetta, non ho capito. Che hai detto? Che sei un fallito! Frank, no! Mi hai detto fallito? Io non sono un fallito! Va bene, papà, non sei un fallito! Non sono un fallito! D'accordo, sei un vincente! È questo che vuoi sentire? Che sei un vincente? E quali sarebbero tutte le grandi cose che hai fatto, eh? Che ti sei giocato tutto, compresa quella fottutissima azienda del cazzo! Sono rimasto. Ecco quello che ho fatto. Sono rimasto per 35 anni. Sono rimasto e ho mandato avanti la famiglia per 35 anni. Ho fatto tutto quello che dovevo fare per farvi mangiare, farvi dormire. Ecco quello che cazzo ho fatto! Sei rimasto, eh? E che cazzo facesti mai? Se sei rimasto era solo dovere tuo. Ma se te ne andavi facevi meglio, così non sopportavo le tue minchiate. Tu hai bruciato tutti i sogni miei. Non solo hai buttato nel cesso tutti quanti i sogni tuoi, ma hai dovuto trascinare giù pure me. Ma che minchia ne sai tu dei miei sogni? Che minchia ne sai di quello che io c'ho dentro? A te ti pare che mi sono giocato l'azienda? Ma non sai di che cazzo stai parlando, Frankie? Io ci tenevo all'azienda, era l'unica cosa che possedevo, puttana della miseria! Non me la sono giocata, se la sono pigliata! Sarebbe questa la grande spiegazione. È sempre la stessa merda. Lo vuoi sapere una cosa? Fino a quando non sei arrivato tu, noi ce la passavamo bene. Io non te volevo. Tua madre fu. E per poco non è morta quando nasceste, brutto figlio di puttana. E mi fece prestare i soldi per salvare a te e a tua madre. Mi non sono mi dovuto mettere in ginocchio, capisci? E pregare Lowitucci di prestarmi i soldi che servivano per pagare quel maledetto ospedale. E quando non gliel'ho potuto più dare, lui si è pigliato tutta la mia roba e la mia vita. Ficcatelo bene in testa, ingratissimo figlio di bottana! Io non sono un fallito! Ti ho detto che non mi devi toccare! Non sono un fallito, non sono un fallito! Io non sono un fallito! Non sono un fallito! Frank, questo non è giusto! Io non sono un fallito di merda! Oddio, Frank! Maledetto! Cercando Lowitucci, mi sai dire dov'è? Qua non c'è. E tu chi cavolo sei? Io lavoro per lui, te devo mostrare i documenti. Senti, non ho tempo da perdere, voglio sapere dove lo trovo. Ma che cazzo sei? Che ti manda? Dai, cammina.
Allora, mi chiamo Frank Pesce, va bene? Lo Uitucci vuole comprare il mio biglietto della lotteria. 2 settimane fa mi ha offerto 10.000 dollari. Già, so tutto. Allora sbrigati, mi si stanno congelando le palle. Ci voglio dare il biglietto per saldare tutti i debiti di mio padre. Ma lui mi deve promettere. Mi deve promettere che non gli farà del male. Va bene, aspetta qui. Qui devi aspettare. Affare fatto. Il biglietto ce l'hai qua? Sì, ce l'ho. Su, dammelo. Buon Natale, ragazzi. Questo è tutto. Immagino che tu ci starà festeggiando stasera, perché è lui che ha 26 milioni e 200 mila dollari. Però ho salvato mio padre. Ehi, io lo dovevo fare quello che ho fatto. E poi al Garden ho assistito al sorteggio. Che fortuna la mia, eh? Il resto lo sapete. Ho dato in escandescenza davanti alla chiesa, poi mi hanno preso e mi hanno portato qui. Fate come vi pare con me. Però vorrei andare a casa a vedere come sta mio padre. Torna a casa, figliolo. E dimentica quello che è successo. Tollen. Sì, signore. Portalo a casa. Aiutalo se ha bisogno di qualcosa. Grazie, ragazzi. Frank, non sei un mamalucco. Grazie, sergente. Dio la benedica, padre Lori. Frank, vuoi che ti accompagniamo? No, non serve. Ehi, Frank. Buon Natale. Grazie. Ehi, Frankie, congratulazioni! Oh. L'abbiamo sentita alla televisione. Frankie. Ti presento Sheila, la mia ragazza. Voleva conoscerti a tutti i costi. Sei stato veramente fantastico. Oh, che Dio ti benedica, Frankie. Mamma, ascolta. Mamma, c'è un problema. Devo parlare con papà, dov'è? È in cucina che fa la pizza. Cammina, c'è una grande festa, ci siamo tutti. Oh, eccolo.
Ecco qua il mio bambino, guardate quanto è bello, non fare quella faccia, su! Ce l'abbiamo fatta! Bravo! Che ci fa questa gente? Devo parlare con papà, tesoro! Come che ci fa? Sono venuti a festeggiarti, mi sa che la vittoria gli ha dato proprio la testa! Cammina! Sì, vengo su! Congratulazioni! Bravo, fratellino! Evviva! Magnifico, Frank! Bravo, Frankie, congratulazioni! Stavolta la faceste fruttare la fortuna, finalmente, eh? L'uomo del giorno è tornato a casa! Bravo! E bravo! E bravo, Frank! Non fare quella faccia, so che te prego! Non sei con te! Tanti, tanti auguri, figlio mio. Sì, evviva! Evviva, che via, fate passare, via! E tu che ci fai qui? Credevo fosse tutto risolto. Non so di che cazzo stai parlando. Ma come, di che cazzo? Scusate un momento. Lowey, posso dire una parola? Sì. Voglio che sentano tutte quante. Tucci, non mi posso più fare prestare i soldi da te. E vuoi sapere perché? Sì. Il nostro Frankie è pieno di milioni. Secondo te a chi lo dovrei chiedere? Un prestito? Tranquilo, adesso buona, basta, devo bene. Dire una cosa importante. Che mi va a rovinare un momento come questo. È tutta la vita che aspetto questa occasione. Ascoltatemi, per favore. Ho detto delle brutte cose stasera a mio figlio Frankie. Cose che mi pento di avere detto. Sapete, io e lui siamo dei grandi sognatori. Ma il problema è che molti dei miei sogni non si realizzano. E a volte ho cercato di partecipare ai suoi. Vabbè, si invecchia. La corazza si fa dura, sempre più dura. E scordiamo le cose importanti. Ma oggi uno dei miei sogni si è avverato. Ho scoperto perché mio figlio Frankie è venuto al mondo. Che ci vuoi fare, il battesimo? Dove sono i miei soldi? Tucci! Lo sai che c'è qui dentro, eh? $10,000. Quello che ti devo. Vito, tieni, dalli a Tucci. No. E daglieli, avanti. No, tu non gli devi niente. Buon Natale, pesce. Pure a te, Lowey. Che cosa hai fatto? Ehi, ehi! Frankie, non te li vuoi pigliare? Tucci, vieni qui. Frankie, io glieli dovevo. Non può pigliare quei soldi. Non se li deve pigliare, papà. Me li aveva prestati. Glieli dovevo, l'ho pagato. Papà, ho saputo che ti trovavi nei guai. E così ho dato il biglietto a Tucci. Tu hai dato il biglietto a Tucci? Ho dato il biglietto a Tucci. Gli hai dato il biglietto? Gli ho dato il biglietto. Per me non gli hai dato proprio nessun biglietto. Tu gli hai dato il biglietto, eh? Papà, Dio Cristo! La vuoi smettere di fare così davanti a tutti quanti? Io ho dato il mio biglietto davanti al ristorante. L'ho dato a uno dei suoi pezzotti. Mi ha chiamato Philly Pennichella. Mi ha raccontato quello che è successo al club. Tu sei mio figlio, io sono tuo padre. Perciò ho capito quello che tu volevi fare. Quello che gli hai dato il biglietto. È un mio grande amico. Frankie, è vero che hai dato il biglietto, ma a te stesso. Che cosa? Ce l'abbiamo noi. Ce l'abbiamo noi! Il biglietto ce l'hai tu! Il biglietto ce l'hai tu! Sì! Il biglietto ce l'ha lui! Il biglietto ce l'ha lui! Congratulazioni! Ce l'abbiamo, ragazzi! Bene, tutto è finito. E dove hai preso i soldi? Dove ho preso i soldi? Sì! Quei 10,000? Sì! GMV! Ho la tua fiducia per 10,000? Non c'è nessun problema, signor Pesci. Hai visto? Grazie, grazie. Grazie, Jamie. Un momento. E adesso devi brindare, eh? Auguri, Frank. Questa qua ti piacerà troppo. No, no, questa non me la dovevi fare, papà. Ma l'ho fatto con le mie mani, l'ho fatto. Non la voglio. Beh, dai, assaggiare un pezzo. Complimenti. Bravo, 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 guaglione. Ti voglio bene. Complimenti. Grazie ancora.
Buon Natale, ragazzo. Brutto bastardo. Ma che cavolo gli hai detto a quelli dentro la macchina? Gli ho solo augurato buon Natale. Grazie. Bravo, Frankie! Scusami. Frankie. Ehi, papà. Questo è tuo. Frankie, lo sapevi che quando t'ho visto la prima volta ho pianto? Hai fatto una grande cosa stasera. Ti voglio ringraziare. Fortuna che sei più scaltro di me. No, Frankie, non sono più scaltro, sono più vecchio. Hai detto delle cose belle prima. Ma perché non finisci quello che stavi raccontando di là? Che cosa? Ecco, del perché sono nato. Non lo saggio. Perché non esce fuori e lo vede tu stesso? Ogni tanto ripenso a Rocky Seb. Diceva sempre: uno nasce, invecchia e muore. Finito. E forse non c'è altro. Forse siamo noi che complichiamo tutte le cose. Mio padre ormai è morto. Ma mi ricordo che una volta, dopo un poco di anni, quando eravamo già nella casa nuova di Glen Cove, che dominava un gran prato di tre foglie del Kentucky, grande come la metà di un campo di pallone, ci dissi: vuoi che dopo tutto quello che passammo ci fu il lieto fine? Lieto fine? Ma rispose: di meno non mi sarei accontentato.